Eccoci qua di nuovo. Adesso concludiamo questa terza parte. Andiamo a vedere come diciamo applicare queste preghiere. L'ho spiegato un sacco di volte, lo dico, non dobbiamo fare liberazione alle persone perché se le persone poi non ricevono Cristo, come dice la scrittura, come dice Gesù Cristo stesso, poi quella casa, perché dobbiamo comprendere una cosa. Noi abbiamo due tipi di individui, ok? Abbiamo, per esempio, che posso dire? Abbiamo il credente nato di nuovo, e io spero che questo esempio vi possa far comprendere. Abbiamo un credente nato di nuovo che è tempio dello Spirito Santo e abbiamo la persona del mondo che è casa. Ora, in una casa ci possono essere anche degli ospiti indesiderati e quindi i demoni. Invece, nel credente che è tempio dello Spirito Santo, ok, è dove Dio risiede nel cuore di quella persona, in parte, diciamo, in spirito. Va bene? Spirito. Ora, se in una persona voi togliete gli ospiti indesiderati, quindi dei demoni, e dopo quella persona non diventa tempio dello Spirito Santo e non c'è, ok, non è tempio di Dio, i demoni dopo, una volta che ne esce uno, ne va a prendere altri 7 peggiori di lui per dire ok. Mo che mi ha cacciato, mo ce ne metto altri 7, così la prossima volta vediamo un po' cosa fa. Se quella persona non riceve Cristo, gli fate un danno. Io spero che sta cosa l'avete capita. Solo se lo Spirito Santo ci guida, ma se lo Spirito Santo ci guida, quella casa diventerà tempio, ma non fra 3 anni. Ok? Allora però, come fare? Si può pregare per liberare? Fuori? Sì, ma non dobbiamo noi comandare, usare l'autorità. Ma chiediamo al Signore. Adesso vediamo con delle preghiere che sono veramente efficaci. Vediamo veramente cose straordinarie su queste cose quando andiamo fuori ad evangelizzare, salvo se sotto diretto esplicito comando dello Spirito Santo. Ma ripeto, poi ci deve essere il frutto, deve essere conforme, no? Quello che vi dice la parola. Quindi vediamo un pochino come diciamo come mandare ad effetto, diciamo, l'azione dinamica del Vangelo attraverso quindi lo spirito, ok? L'anima e il corpo. Va bene? Andiamo adesso, diciamo, a vedere, andiamo a vedere come andiamo in azione. Quindi, quali sono queste preghiere? Abbiamo quindi la preghiera per vivificare lo spirito, che è molto potente, ho visto cose straordinarie. Preghiera per le emozioni tossiche dell'anima, chiaramente non spiegherò tante cose, ma giusto qualche rudimento così. E la preghiera per la guarigione del corpo, che è quella più semplice, dove tutti quanti siamo bravi, diciamo, in linea di massima, a saper scacciare un male o un dolore. Quindi, vediamo per guarire le emozioni. Vi do un consiglio, almeno per le prime volte, queste preghiere, imparatele così, come che ve le dico. Perché poi mano a mano che li fate, lasciatevi guidare dallo spirito affinché poi le imparate a farle come lo spirito vi guida. Però almeno sapete su come indirizzarvi. Quindi per le prime volte, almeno io ho fatto così, ho visto risultati, perciò ve lo dico. Quindi, come liberare le persone da situazioni o persone negative durante l'evangelizzazione? Allora, dobbiamo comprendere che fuori, lì nel mondo, c'è molta gente che vive di continuo nella negatività. Paura, depressione, ansia, eccetera. Queste preghiere sono molto potenti e l'abbiamo visto come operano, come opera. Quindi, e lo Spirito Santo fa veramente cose meravigliose. Vorrei darvi qualche nozione che noi usiamo per fare le cure d'animo, o meglio, per fasciare i cuori rotti. Allora, abbiamo a che fare con il cuore. Quando preghiamo con il cuore, ricordiamoci che abbiamo a che fare con le affettività di quella persona che risiedono nel cuore. Poi abbiamo l'anima, la psiche. Si può pregare per tendenza, abitudine o dipendenze, ma qui sto parlando in particolar modo anche per i credenti, ok? Per i credenti.
E poi abbiamo la zona emotiva, la parte emozionale, che si può pregare per la guarigione delle memorie. Qui vediamo delle cose straordinarie quando facciamo una vera e propria cura d'anima, che sono alla radice dei problemi, delle sofferenze, dei conflitti. Ecco, quindi chiedere al Signore, che appunto il Signore gli tolga da essi tutti questi mali. Non noi, lui sa quello che fa, noi non possiamo farlo se non ricevono lui. E questo sto parlando quando, diciamo, come sul discorso dell'evangelizzazione, no? Il Signore appunto che gli tolga ogni dolore, paura, tristezza e risentimento, ma lo deve fare il Signore, non noi, perché lui sa quello che fa con quell'anima. Quindi preghiamo non perché le memorie scompaiano, ma perché siano cambiate nel loro significato, affinché le persone poi possano capire e venire a Cristo. In pratica, come fare queste preghiere? Allora, far ripetere, o quelle che diciamo noi, quindi metti la mano sulla sua testa e con una mano prendi le sue due mani, e dite: Signore, ti chiedo di rendermi libera, Signore ti chiedo, no che scaccio, di rendermi libera dalle situazioni e dalle persone negative. Chiedere quali sono gli ostacoli che vengono in mente, oppure semplicemente puoi ricevere una parola di conoscenza. Mentre preghiamo, a volte diciamo cose che loro rimangono così, no? Allora ti ascoltano ancora di più e lì ricevono delle guarigioni interiori. Chiede al Signore ad alta voce di sanarla da questi mali che praticamente tu hai ricevuto, che lei ha detto, e che gli dia la pace. Loro sperimentano una pace bellissima. È lì che sperimentano come i primi passi a tastone il Cristo. Spiegare alla persona quando si trova in questa situazione, ecco, di andare dal Signore Gesù, ringraziarlo di essere il liberatore e il guaritore della loro anima, chiedendo al Signore di liberarla da tutti i pensieri negativi e di portargli la pace che soltanto Lui può portare. Perché questa preghiera è importante? È importante perché così, quando quella persona va via, dice: ok, quando mi vengono questi pensieri, io vado da Gesù, così già l'avvicinate. Poi si presume chiaramente che avete il contatto, vi sentite, legge la Bibbia, e questa sarà un'anima convertita, gloria a Dio. Va bene, a volte non dobbiamo fare tutto e subito, lui sa quello che deve fare, perciò diciamo: Signore, ti chiedo, se la vede lui poi con quell'anima. Poi alla fine noi ci abbiamo anche il contatto, va bene? Quindi, pregare per l'anima nell'evangelizzazione. Nel caso di un dolore all'anima, è bene prendere la persona con entrambe le mani e pregare insieme, fargli ripetere, no? Far ripetere, diciamo, a loro una preghiera del tipo: io adesso vi sto dando delle indicazioni, poi chiaramente fatevi guidare, però vi dico, inizialmente imparate a così che è meglio, se no lì poi vi impapinate, ve lo dico. Signore, io credo in te, mi pento e ti chiedo di liberarmi dalla paura. Signore, tu devi liberare la paura, non noi, attenzione. Quindi ripeto di nuovo: Signore, io credo in te, mi pento e ti chiedo di liberarmi dalla paura, di liberare il mio corpo, te lo chiedo nel nome di Gesù. Paura, vai via nel nome di Gesù, libertà, vieni ora nel nome di Gesù. E sperimentano una pace oltremodo. Lo Spirito Santo fa cose veramente meravigliose, provate e dopo vedete. Poi, pregare per il cuore. Lascia che Dio ti libera da qualsiasi cosa che ti trattiene dalla gioia abbondante che Lui ha per te. E quindi già lasciamo la persona, no? Che si rilassa con gli occhi chiusi. Metti la mano sul suo cuore. Signore, vengo davanti a te, quando noi preghiamo, loro ripetono con gli occhi chiusi. E metto nelle tue mani ogni preoccupazione. Poi chiaramente voi dite il nome della persona per cui state pregando. Ogni pensiero, ogni persona, ogni paura e ogni obbligo o inquietudine, ok, chiedere alla persona di nominarle queste cose, quali sono le sue preoccupazioni, ad uno a uno, mentre la porta alla presenza di Dio. Mentre lei dice queste cose: Signore, riversa la tua bontà e il tuo amore. Signore, dai il conforto del tuo Spirito Santo in questo momento dite il nome. Ed infine abbiamo la preghiera più potente che io abbia mai sperimentato. A volte vedo le persone che mi tremano, sento proprio interiormente, ma lì si manifestano. Però se credono, ricevono salvezza, ammesso che poi chiaramente si pentono e se la vedono. Preghiera per vivificare lo spirito umano. Questa è una delle preghiere più potenti che ho potuto mai vedere nell'evangelizzazione.
In altre parole, non stai facendo altro che evangelizzare al suo cuore, toccando il suo spirito. Fai ripetere, metti la mano sul suo cuore, Dio. Loro con gli occhi chiusi si rilassano, okay? E ripetono, li dovete far ripetere, Dio, mi pento per tutti i miei peccati o per tutti i miei sbagli e ti chiedo perdono, ti chiedo di liberarmi adesso nel nome di Gesù. Ora so che Gesù è morto sulla croce per me, con il suo sangue mi ha purificato da ogni sbaglio e mancanza nei tuoi confronti, con la sua sepoltura la mia vecchia natura peccaminosa la lascio nelle acque del battesimo. Ok, la dovete pregare, dovete far ripetere questo. Come tu, Dio, hai risuscitato Gesù dai morti, così anch'io sarò risuscitato a novità di vita. E quando uscirò dalle acque, sarò rivestito o rivestita di Cristo. E sarò reso giusto, quindi giusto davanti a te. Ora preghi tu, fatti guidare dallo Spirito Santo con amore, quello che ti dice in quel momento, e fa che la tocchi e che la faccia sentire perdonata. Quando voi pregate e una persona si sente perdonata, vi ha aperto il cuore. E lì lo Spirito Santo fa cose meravigliose. Lì a volte le persone vengono liberate, ma non che libero io, è lo Spirito. Se imparate a fare questa preghiera per vivificare lo spirito, vedrete cose meravigliose, vedrete frutti per la gloria di Dio. Non solo parole. Ecco, passiamo adesso al corpo, tanto ambita le guarigioni del corpo. Non solo parole, ma potenza. Pregare per il corpo nell'evangelizzazione. Allora, come discepoli di Gesù, dobbiamo fare le stesse opere che egli ha fatto. Ecco, mo' arriviamo alla guarigione del corpo. Ok, adesso. Una di queste cose è condividere il messaggio del Vangelo accompagnato dai segni, chiaramente se le circostanze lo prevedono, ad esempio una guarigione, una parola di conoscenza, eccetera. Quindi, per questo motivo, egli, Gesù, ha promesso di darci potenza attraverso lo Spirito Santo. E voi ricevete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Ora un attimo voglio fare una piccola pausa. Pausa nel senso, voglio aprire una parentesi. Allora, tanto abbiamo quasi finito, Molte persone dicono sì, ma io però la potenza non l'ho ricevuto. Aspetta. Alla fine di questo video vai a mettere in pratica la parte di essere preparati nello Spirito. Ti metti alla presenza di Dio. Confessi i tuoi peccati, ti purifichi da ogni peccato, confessandolo, ok? Come sei nato di nuovo? Sei andato in cielo, sei venuto, hai avuto una visione, è venuto l'arcangelo Gabriele, ti ha portato la pergamena, sei stato promosso? No, per fede. Com'è che vedi le guarigioni quando imponi le mani, ammesso che tu l'hai fatto? Per fede. E beh, la stessa cosa per fede ricevi il battesimo dello Spirito Santo. Quindi, confessi tutti i tuoi peccati, abbiamo visto come ti purifichi, quindi preparate nello spirito, quindi vai alla propiziazione dei peccati, vieni santificato alla presenza del Signore e dopo chiedi, Signore Gesù Cristo, battezzami nel tuo Santo Spirito ora. Per fede tu ricevi il battesimo, per fede, lo lodi nella tua lingua, se ti vengono parole strane nella mente, eccetera, come è successo a me prima che non li volevo dire nella mia ignoranza, fallo uscire anche se fosse una sola parola, se no va bene. Lo direi in un altro momento, però tu per fede lo prendi, perché tu per fede ricevi. Ecco, ora c'è la potenza dall'alto, quindi chiuse le storie che non sei battezzato in spirito. Va bene? Andiamo avanti. Poi, in Prima Tessalonicesi 1.5 dice, infatti, segnatevi, Prima Tessalonicesi 1.5, infatti, il nostro Vangelo non vi è stato annunciato soltanto con parole, e quindi annunciare correttamente il Vangelo, uno, non soltanto con parole, ok? Quindi le parole ci sono, le tre potenze, ma anche con potenza, come abbiamo visto, come fruiscono i doni, e con lo Spirito Santo, quindi guidati da Lui, fare l'opera di Dio a modo di Dio, e con piena convinzione, cioè con fede, franchezza e amore, ok? Quindi, ricapitolando, parole, le tre potenze,
potenza, i doni dello Spirito Santo, piena convinzione, sincerità, compassione. Quindi in una sola parola, amore. Prima Tessalonicesi 1:5. È meraviglioso. Poi, la mia parola e la mia predicazione non consistettero in parole persuasive di umana sapienza, ok? Ma in dimostrazione di spirito e potenza, affinché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. Prima Corinzi 2:4-5. Noi abbiamo ricevuto potenza dall'alto. Quando noi siamo nati di nuovo, siamo stati sigillati con lo Spirito Santo nel nostro cuore. Abbiamo ricevuto la caparra. Ma quando siamo battezzati in Spirito, la potenza di Dio è sopra di noi. Per che cosa? Per essere dei testimoni efficaci, di evangelizzare con potenza, opere potenti, guarigioni, parole di conoscenza, parola di sapienza, profezie, visioni, discernimento degli spiriti, gloria a Dio. Pregare per il corpo, evangelizzazione. Quindi prendere autorità e comandare al dolore, alla malattia, nel nome di Gesù Cristo, di andare via. Basta, non dobbiamo fare un sermone. Più parliamo e più è indice di mancanza di fede quando preghiamo per la guarigione. Imporre i guanti, quindi la nostra mano, che lì c'è la mano di Gesù, imporre la mano sulla parte malata o dolorante, comandando al dolore della malattia, chiamandolo per nome, vai via nel nome di Gesù Cristo. Dopodiché, chiedere come va, fagli muovere per esempio quel braccio e chiedergli di fare un movimento che prima non riusciva a fare. In caso di miglioramento, quindi che non è guarito subito all'istante, continuiamo ancora e pregare fin quando non vediamo la guarigione completa. Ecco, come è scritto di nuovo, è importante far fruire i doni di potenza. La mia parola e la mia predicazione non consistettero in parole persuasive di umana sapienza, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. Dobbiamo mettere fede sulla potenza di Dio, sui doni, in particolar modo quello che ho citato prima. Prima Corinzi 2:4-5. Conclusione. Ecco, ci avviciniamo verso la conclusione. Per condurre una persona a Cristo, dopo la spiegazione del Vangelo, segue la domanda: qual è la tua decisione? Oppure, cosa vuoi fare? Solitamente, se siamo stati guidati in ogni cosa, la risposta è: mi voglio battezzare. Il passo seguente è la cura d'anima. Che cos'è la cura d'anima? La cura d'anima è fasciare i cuori rotti. Noi in gergo la chiamiamo così, ma è fasciare il cuore rotto. La cura d'anima consiste nel prendersi del tempo per prendersi cura della persona, uno, fargli confessare tutti i peccati, di far fluire il perdono, spezzare le maledizioni generazionali, maledizioni autoimposte, spezzare i legami con l'occultismo, l'oroscopo, la lettura, cristalloterapia, tutto ciò che ha a che fare con la New Age, ok? Dopo che si è pentito e ha confessato tutti i peccati, ha spezzato tutto, in particolar modo le maledizioni, anzi noi, ve lo dico, prima di iniziare una cura d'anima, iniziamo a praticamente fargli spezzare le maledizioni generazionali, iniziamo da lì, a Roma. Eravamo più di 10 discepoli, qualcuno c'era anche qui, vedo nella chat, che a un fratello che era battezzato in acqua e in spirito, come gli abbiamo fatto spezzare le maledizioni generazionali, perché si sentiva bloccato, questo parlava in lingue, volava, faceva. Abbiamo dovuto prendere un secchio tanto della roba che ha buttato. Quindi il consiglio che noi vi diamo, mi raccomando, iniziate quando fate una cura d'anima, che lo dovete portare appunto a pentimento, che Dio appunto gli concede il ravvedimento per la salvezza, per essere battezzati in acqua e tutto quanto, riceve lo Spirito Santo, battezzati in spirito, mi raccomando, noi iniziamo sempre con il spezzare le maledizioni generazionali. E prima di portare una persona a fargli fare la cura d'anima, accertatevi nel perdono in 3D, che abbia confessato tutti i peccati, perché se rimane un solo peccato non confessato, e solitamente è quello che non vogliono dire, ecco perché non fate cura d'anima o liberazione con tante persone, prima diteglielo: vuoi che la fai solo con me?
vuoi che la fai con quel? Massimo dovete essere in tre, due che procedono e uno che riceve la cura d'anima e la liberazione. Ok? Accertatevi prima di andare avanti che abbia perdonato, fatelo capire che la base del regno di Dio si basa sul perdono. Ma mo adesso sto parlando troppo di cura d'anima, eccetera. Qui stiamo parlando di evangelizzazione, perdonatemi. Il perdono in 3D, confessare ogni peccato a Dio. Quindi accettiamo che Dio ci ha perdonato grazie al sangue di Gesù, perdonare ogni persona e perdonare anche se stessi, perché molte persone rimangono bloccate perché non perdonano se stessi. Quindi, detto questo, ok? Dopo che ha confessato tutti i peccati, si è pentite, inizia il processo di ravvedimento. È di lì che inizia il processo. È un cammino fino alla venuta di Cristo, no? Che ti sei pentito, sei ravveduto e finita lì. Tutti i giorni ti devi pentire e ti devi ravvedere. Tutti i giorni. Se devi stare alla propiziazione dei peccati, se hai fatto qualcosa. Tutti i giorni. Va bene? E poi accertatevi che avete una vasca d'acqua. Bene, poi ci sono i contatti. Come funziona con i contatti? Scambiatevi i numeri di cellulare, noi i volantini. Ecco, questa è la mia pagina, io sono Tizio dei Cani. No, questo è il mio numero di telefono. Quando sei pronto, chiamami. Quindi scambiatevi i numeri dei cellulari. Infine, ecco, questa è una cosa che non la fa quasi nessuno e mi dispiace, e si perdono anche dei frutti. Post evangelizzazione, una volta che ho evangelizzato, cosa faccio per coloro che non credono, ma hanno udito? 1. Ringrazio Dio anticipatamente di quello che ha già fatto per lui, perché comunque sia Cristo è morto per lui. 1. E già lo ringrazio. Poi, proclamare con autorità ciò che deve accadere, ed accadrà, lo devo far uscire dalla bocca. Ok? Pregare che la parola di Dio, che ha già udito, gli ritorni alla sua memoria. Resistere al diavolo attraverso l'autorità e la potenza attiva. Dico, io ordino, comando che questa cecità diabolica e questo cuore indurito lasciano questa persona, dite il nome, nel nome di Gesù Cristo. E questa preghiera è una preghiera di intercessione che va fatta spesso. Quindi prendetevi i nominativi delle persone a cui avete evangelizzato e intercedete per loro. Poi, credere che la preghiera è già stata esaudita ed è così. E poi, questo non è una bestemmia che sto dicendo, attenzione, rimettete i suoi peccati. Ciò vuol dire che potete affrontare gli effetti causati del peccato di tale persona, ad esempio l'incredulità e la cecità. Pregare che Dio gli faccia incontrare operai del Signore, affinché tale parola ritorni alla sua mente e si possa pentire e ravvedere affinché possa ricevere la salvezza e che possa essere appunto piantato nel suo cuore. Ok? Quindi continuiamo a fare questo e io posso stare certo che Dio in qualche modo farà breccia, farà la sua opera nel cuore di quella persona e poi vi scambiate i contatti. Ripeto, non i curriculum, no, volantini, eccetera, no, i contatti, il telefono. E poi una cosa che mi ha insegnato il Signore, lasciare sempre la firma. Allora, un esempio, dopo abbiamo concluso. Se fermassimo al volo una persona e questo non ha tempo, abbiamo ancora la possibilità lasciargli la firma. Ad esempio, guarda, ti prendo solo 60 secondi, dopo ti lascio, ok? Ma dobbiamo essere di parola però, 60 secondi. Ci vogliono 60 secondi per evangelizzare. Sappi con certezza che Gesù Cristo è il figlio di Dio. E gli cito Giovanni 3,16. Che significa che Dio, no, Giovanni 3,16, Dio ha tanto amato il mondo che Dio ti ama al punto tale da aver mandato suo figlio Gesù Cristo a morire sulla croce per i tuoi e i miei peccati, ha dato il suo sangue per il perdono, fu sepolto e il terzo giorno Dio l'ha risuscitato dai morti, affinché tu, credendo questo, pentendoti, tu sia reso giusto davanti a Dio e non sia giudicato. Tutti coloro che credono a questa buona notizia, si pentono e si ravvedono, saranno, che non credono, ok, che non si pentono, non si ravvedono, saranno giudicati e andranno all'inferno. Ma Dio ti ha dato una soluzione e questa soluzione è Gesù. Ciao, Dio ti benedica. Ah, un'ultima cosa. Mi puoi dire come ti chiami, che voglio pregare per te? E intercedete per quella persona. Cosa stiamo facendo?
Matteo 24,14. Leggete Matteo 24,14, spero di ricordarmi bene che è stato questo, diciamo, il verso quando dice che la fine non avverrà se prima non viene predicato, insomma, il Vangelo a tutti quanti. Quindi noi stiamo adempiendo questo, diciamo, questo mandato. Quindi in 60 secondi. Bene, io vi ringrazio di aver avuto tutta questa pazienza, ok? E vi avevo detto che facevamo una rapida carrellata, va bene? E quindi non so se avete praticamente i fogli. Abbiamo visto quindi pre-evangelizzazione, prendete fogli, scrivete, mi raccomando, questo è quello che dovete fare, ok? Prima cosa che dovete fare, prima di andare a mangiare e prima di uscire, pre-evangelizzazione, preparate nello spirito. Abbiamo visto i tre canali, abbiamo visto tramite le mani, il corpo, fluisce la guarigione, attraverso la bocca il suo nome, quindi dalla nostra anima, fluiscono i doni di parole di sapienza, di conoscenza, eccetera. Abbiamo visto il cuore, l'intenzione. Ok? Ma poi abbiamo pure visto che dobbiamo andare alla presenza di Dio, davanti al propiziatorio dei peccati, dobbiamo confessare tutti i nostri peccati, dobbiamo chiedere a Dio di purificarci da ogni peccato, ok? Dopo siamo alla sua presenza, abbiamo la coscienza pulita, ok? Adesso siamo pronti per essere guidati dallo Spirito Santo. Quindi la prima cosa è la purificazione. Poi abbiamo visto l'inizio dell'evangelizzazione, guidati dallo Spirito. Chiedere allo Spirito Santo dove andare, cosa fare e a chi fermare. Ricorda, chiedi, credi, ricevi e manifesta. È semplice. Ok? Come? Parlo in lingue, una volta che parlo in lingue sto attento a quello che ricevo per avere guida. È importante. L'approccio, fermo una persona, cosa faccio? Domando, c'hai del dolore, eccetera? Sì, ok, guarda, io sono un credente in Gesù Cristo, ho visto che quando impongo le mani già mi sto presentando, chi sono? Okay? Poi, chiaramente, se mi sento guidato, oppure farò delle domande in quelle che mi vengono in quel momento. Ascoltare. La parola di Dio ci dice, siate pronti all'ascolto e lenti nel parlare. Quindi, ascoltiamo il doppio e parliamo la metà. Perché? Quando tu fermi una persona e lo ascolti, quello ti sta dando tutte le problematiche che c'è, portargli Cristo. Attenzione, solo chi sa ascoltare sa amare, solo chi sa ascoltare costruisce un rapporto di fiducia. Va bene? Ecco qua. Poi abbiamo fruire nei doni, abbiamo detto i doni del pensare, fede e discernimento degli spiriti, i doni del parlare, parole di conoscenza, parole di sapienza e profezia, abbiamo visto cosa sono, ok? E poi il fare, opere potenti, guarigioni. Poi abbiamo visto il fulcro dell'evangelizzazione, come esporre le tre potenze. Abbiamo visto il primo step, portare le persone al pentimento, comprendere che sono separati da Dio a causa del peccato. Questo è il punto centrale, è il DNA dell'evangelizzazione. Ok? Accertate prima di andare avanti che abbiano capito. Chiedete allo Spirito Santo come guidarvi. Secondo, convinto di peccato, ha capito qual è il problema. Terzo, gli porti la soluzione, Gesù Cristo. Quarto, condivido il Vangelo nei sei step. Che vi ho detto quindi nel video, dopo magari ve li segnate per benino, va bene? Poi, punto 6, azioni dinamiche del Vangelo, e quindi pregare per il corpo, per l'anima, per lo spirito, e noi abbiamo visto delle opere, delle cose meravigliose, vorrei fare tanti esempi, ma non voglio prendere tutta, insomma, la giornata, di quanto veramente stavamo pregando l'ultima evangelizzazione, e l'ultima, diciamo, sì, evangelizzazione abbiamo fatto a Bologna, una nostra cara sorella stava pregando per una musulmana, stava facendo la prega del cuore, tutta tranquilla. All'improvviso ho sentito nello spirito, discernimento degli spiriti, che c'era uno spirito religioso dentro di lei. Ho fermato la sorella e ho detto: aspetta, confessa Gesù come Signore, ripeti con me questa parola. Padre, e lei ripeteva: Padre, io ti ringrazio che Gesù è morto sulla croce. Come è arrivato di confessare Gesù? Si è fermata. Alla fine abbiamo fermato tutto perché questa qua non credeva. E quindi è importante il discernimento degli spiriti, altrimenti perdete tempo a parlare 2 ore con uno, invece poi vi passa dietro un attimo dietro. Ecco perché è importante usare i doni. Beh, era giusto qualche esempio, ma per farvi, insomma, capire. Quindi ecco, preghiamo per l'anima, per lo spirito, per il cuore. Ricordate, la preghiera
per vivificare lo spirito e imporre le mani sul cuore di quella persona e evangelizzare le tre potenze al cuore in 60 secondi e vedete cose straordinarie. Vedete, se imparate a fare questo, come cambierà la vostra attività evangelistica. Infine, conclusione, cosa vuoi fare? Poi c'è la cura d'anima, c'è il battesimo, ok? E poi chiaramente c'è l'attivazione, non è che finisce lì, dopo te lo porto, e per esempio adesso finisco, mangio, mi purifico, perché pure io ho bisogno di essere purificato, nella mente e tutto quanto, e poi esco con il caro fratello che è Ilario e andiamo a evangelizzare, eccetera. Quindi, poi, chiaramente, posso fermare una persona, ciao, scusa, posso farti una domanda? Abbiamo terminato, eh? Ma guarda, c'ho il treno che mi va via, mi dai 60 secondi? Sì, voi in 60 secondi imparate a portargli il Vangelo parlando delle tre potenze. E poi l'intercessione. Una volta che avete finito, prendete il nome della persona e pregate al Signore che gli tolga il velo dagli occhi. Io vi ringrazio per la pazienza, spero di aver condiviso qualcosa di buono con voi, ma quello che vi dico, la prima cosa che fate, andate davanti al propiziatorio, purificatevi, santificatevi e dopo siete ripieni di Spirito Santo. Se non avete ricevuto lo Spirito Santo, mi raccomando, prima andate davanti alla propiziazione, al Calvario, alla croce di Cristo, ok? Grazie al suo sangue. Una volta che vi siete purificati, mi raccomando, se non avete ricevuto il battesimo, chiedete in quel momento al Signore di riempirvi del suo Santo Spirito, lo lodate con tutto il cuore e voi avete la colomba, la potenza dello Spirito su di voi per fede. Allacciatevi le scarpette, fratelli e sorelle, e marciamo, che lì fuori c'è gente che ci aspetta. Shalom.